Buongiorno con questa vista dell'ultima mattina che ci svegliamo con questo panorama bellissimo. Sempre il nostro pupazzino, il nostro lago ghiacciato, sole e tanta, tanta neve. Buongiorno Finlandia! E la nostra passeggiatina fino al ristorante. Che bella giornata! Ultimo giorno in cui mi vedete imbacuccata in questo modo. Non ho guardato la temperatura, ma penso sia tipo ieri sui meno 15. Quanto che faceva ieri mattina? Meno 20? Meno 21. Più o meno siamo lì, ma io impavida non ho neanche i guanti, ragazzi. Ma vi giuro che ho le mani calde. Che sensazione triste, perché dobbiamo ripartire dopo la colazione in realtà, però adesso ci godiamo la colazione, intanto non ci pensiamo. E stamattina le renne ci sono, ma come ogni mattina sono super pigre e non si alzano prima delle 11:30, mezzogiorno. Ciao signora renna! Qui come ogni mattina vicino al caminetto, che bella atmosfera, c'è il caffè, il tè, latte, anche senza lattosio, qualche dolcetto e il necessario per preparare anche la cioccolata calda. E poi da questa parte, dove lì c'è il bar, vi faccio vedere il buffet di questa mattina. C'è sempre un mix di roba, queste sono tutte le cosine salate, i salumi, uova. Qui c'è la sezione frutta con i succhi, lo yogurt. Qui c'è la sezione per il toast, con un sacco di cornetti e pane fresco, e poi qui ci sono altre cosine salate, bacon, qui abbiamo le uova strapazzate, qui ci sono salsicce e carne, e qui pancake, wow, e qui per vegani questa carne è tutta vegana, e poi ci sono anche i succhi. Mirtillo, se venite in Finlandia dovete assaggiare il succo al mirtillo, è buonissimo. Arancia, mela, acqua aromatizzata e acqua. E questa è la mia colazione di oggi, c'era l'anguria, ragazzi, incredibilmente. Ho preso due cornetti con la marmellata alla fragola, un pochino di burro e poi lo yogurt, che qui, ragazzi, è buonissimo. Io non ho mai assaggiato uno yogurt così buono, quindi lo prendo ogni mattina. E poi non uno, ma ben due bicchieri di succo all'arancia. Le parolacce le tagliamo. Sì. Ok, cacchio, ma non ho i guanti. Mi metto i guanti perché sennò mi congelo le mani. Le Aspetta, vai, adesso attaccato. Così si portano le valigie in Lapponia con lo slittino. Tette. Siamo organizzatissime. È comodo, anche se non sembra. E che mi arrivano fino al ginocchio, quindi no, c'ho freddo. Purtroppo siamo sul pulmino che ci riporterà in aeroporto, ragazzi. Abbiamo salutato il resort in tutti i modi, ciao resort! E queste sono le ultime riprese con la neve in questo paradiso invernale magico. Ciao neve, mi mancherai tantissimo. Ciao boschi incantati, ciao casette, ciao cielo stellato. Siamo in aeroporto ad Helsinki, stavo guardando, hanno un sacco di bibite stranissime, c'è tipo questo succo alla fragola, lo sciottino allo zenzero al limone. L'anno scorso ho preso questa e non era per niente buono. E la Fanta, tra l'altro, ha un altro colore qua. Alla fine ho preso questo panino con salame, formaggio e cream cheese, quindi sia formaggio normale che Philadelphia, e poi questa spremuta d'arancia per un totale di 700 euro. Abbiamo visto, c'erano ragazzi dei panini. C'era un panino in particolare con il salmone affumicato da 23 euro e l'insalata da 21.
What? Adesso siamo, mangiamo proprio in velocità e poi io vado al mio gate per il volo da Amsterdam e Laura va al suo gate per il suo volo da Roma. Secondo volo, mi sto per imbarcare per Amsterdam. Gatti, sto arrivando. Ragazzi, sono arrivata ad Amsterdam, smontata dal secondo volo, in aeroporto un casino perché stavamo tutti aspettando la valigia al Belt 2 mentre le hanno mandate al 4 senza avvisare nessuno, quindi ho perso un sacco di tempo. Per fortuna una persona è venuta ad avvisarci perché aveva visto per caso la sua valigia lì, insomma, quindi... Però sono riuscita a recuperarla, adesso appunto sono in taxi e sono quasi a casa dai gattoni, sperando che Denver non mi abbia lasciato una sorpresina delle sue, perché quando manco da casa da un po' tende a fare la pupù in giro, quindi già lo sapete, ve l'ho detta sta cosa, quindi incrociamo le dita. Ma mi è successa una cosa, ragazzi, veramente sconcertante in aeroporto, in realtà arrivando, quindi prima di imbarcarmi, praticamente il self check-in non funzionava, quindi sia io che un sacco di altre persone rischiavamo di perdere l'aereo perché ci hanno rifare tutta la fila al check-in per due volte, vabbè. E quindi poi, cercando di fare veloce, c'era una persona, un tizio, che bloccava tutti i passaggi, quelli automatici, no? Prima di passare alla security. E siccome stava lì bloccato con due bambini, pensavamo fosse, non so se sono a fuoco, ragazzi, scusatemi, ma non so che cosa abbia la mia videocamera. E quindi gli ho detto soltanto sorry, solo questa parola, sorry, appunto, come per dire spostati che noi passiamo, intanto andiamo, perché stava bloccando tutte e tre le entrate in realtà, no? Questo qui si è messo a dirmi: questa donna cosa vuole? Siamo tutti sullo stesso volo, vedi di darci un taglio. A parte che io non so su che volo tu sia, come fai a sapere su che volo sono io? Ma perché mi devi rispondere così? Ti ho detto letteralmente solo scusa. Cioè, bastava spostarsi, io veramente. E poi ha iniziato, cioè, a parlare in questo modo. Tu donna, io faccio bel modo di insegnare ai tuoi figli come ci si comporta con le donne, bravo. E poi ce ne siamo andate e questo continuava pure. Io sono sconcertata veramente, a volte, cioè, non mi era mai successa una cosa del genere. Veramente una brutta cosa, cioè, mi sono sentita proprio male, mi è passata la fame. Perché quando mi succedono queste cose, io purtroppo sono sensibile, non riesco a scrollarmele di dosso, no? Come alcuni ce la fanno, io non ci riesco, io ci sto male tutto il giorno. E ci penso ancora e dico: ma come si fa a comportarsi così? Cioè, sai che il nostro unico pensiero è quello di non perdere l'aereo. Cioè, se tu sei una persona infelice, perché devi romperci le scatole a noi? Cioè, vabbè. Quindi queste purtroppo sono persone che poi crescono figli, anche loro irrispettosi e maleducati. Però cerco di non pensarci, cerco di pensare che tra due giorni vedrò il mio ragazzo, quindi questo mi fa essere super felice, tra un po' vedo i gattoni. E vabbè, però sì, veramente brutta esperienza, quindi vabbè, purtroppo capita, non si possono trovare sempre persone sensibili e gentili ed educate. Evidentemente a questo mondo, lo so, è una cosa con cui ho dovuto fare i conti spesso, perché io ingenuamente ho sempre pensato che tutti fossero come me, ma nella vita mi sono resa conto che non è così. Però è sempre un po' sconcertante, io purtroppo somatizzo tanto, poi ci sto male, sono stata male con lo stomaco, non avevo fame. Eccoci qua. Che cosa sono questi segni? Sono i segni del rosetto, perché ti sei beccato i bacini, ciccione. Sì, lo so, sgridami perché me ne sono andata, tanto questa è la prassi quando rientro. Denver mi sgrida perché ho osato abbandonarlo. Lo so, hai ragione, sono una scostumata, mi devo vergognare. Lo so, bravo, posizionati per le coccole, bubu. Questa pancia, quanto mi mancate le tue pancia, bubo, sei bellissimo, sei il mio gattino bellissimo, sei tutto bianco lui, è un po' arancione, tutto bianco, è un po' arancione, sei tu, il mio principino. No, oh, bubo. Bubo. Ok, forse adesso si è calmato un po' perché non la smetteva di gridare, gli ho dato la pappa, ma non avevano fame. Eh?
Bubo bubo. Bubo bubo, che cosa mi hai combinato, bubo bubo? Dei tuoi dispetti soliti che fai sempre quando me ne vado, e lo so che ti annoi, io lo so. Poi io ti lascio tutti i giochini in giro e la signora delle pulizie te li nasconde. E poi gatto Denver si annoia, che cosa mi fa? Le sorpresine in giro per la casa. Giusto? Che faccia hai, bubu? Che bravo, che bravo. Ok, si è calmato adesso gatto Denver, perché gatto Denver soffre veramente tanto quando io non ci sono e poi ha bisogno di tante coccole per tranquillizzarsi. Ok, penso che ci siamo. Oh, bubo bubo, anche tu mi sei mancato tantissimo. Questo rasetto, pip pip, questo rasetto, ancora un bip, ancora un bip, pip. Ok, basta. Oh mio bubo bubo, è bellissimo, mamma mia, il mio amore piccolo, il mio amore sei tu. Ebbene sì ragazzi, perché gatto Denver appena rientrata mi ha fatto trovare una bellissima sorpresa, cioè tantissima pupù sul tappeto. Quindi appena rientrato ho dovuto mollare tutto, mettermi a lavare il tappeto e... però ce l'ho fatta, ho risolto tutto, ho passato un attimo l'aspirapolvere perché gatta Stellina, vabbè, con la sabbia fa sempre un disastro, quindi adesso ho sistemato tutto. Devo solo svuotare la valigia e fare un po' di bucato. E poi mi rilasso e ordinerò qualcosa per cena, penso, perché non ho letteralmente nulla, ho il frigo vuoto, ma sapendo che me ne sarei dovuta andare non avevo fatto la spesa. Quindi questo è quanto per oggi ragazzi, io mi sa che appunto adesso mi cambio, mi metto in pigiama, faccio una lavatrice e poi voglio mettermi subito al montaggio di questo video, perché essendomi alzata presto in questi giorni in Finlandia non riuscirò a resistere fino a tardi, quindi nel frattempo gatto Denver è qui che mi fa le fusa, bu. E quindi appunto vi saluterò qui, ma prima volevo farvi salutare anche gatta Stellina. Lei vuole sempre solo due carezze non appena rientro e poi non gliene frega più niente, se ne va e mi ignora, quindi... devo vedere dov'è. Eccola qua, dove volete che sia? A mangiare, ovviamente. Ciao, signorina. Signorina, vuoi salutare i tuoi fans? No, non lo vedi che sono impegnata? Non lo vedi che c'ho fame? Ok, me ne vado, mi avete disturbata. Amore mio. Oh, bubo bubo. Sì, tu sei sempre protagonista. Quindi mia family, per oggi vi saluto qui, io vi mando un bacio gigante, sono piena di peli ovunque, ma va benissimo così perché mi sono mancati anche quelli. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte. E come sempre io vi aspetto al prossimo video. Ciao.